Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie. Io sono te ragazzi, oggi sono in compagnia di Brighton. Ok ragazzi, questa nuova serie è basata su un gioco, diciamo, di strategia, Basement. Questo gioco ragazzi è basato sul, diciamo, non è basato, però è molto simile alla serie televisiva Breaking Bad. Non so se la seguite ragazzi. Comunque parla di una persona che sotto uno scantinato produce droghe legalmente e niente, si guadagna da vivere così. Una, comunque una buona serie ragazzi, ha vinto anche dei premi, comunque una buona serie conosciuta. Ragazzi, questo gioco è molto simile perché noi dovremmo, siamo dei proprietari, dovremmo gestire la nostra azienda producendo la nostra droga, quindi poi assumerci delle guardie che ci proteggano, comprare dei furgoncini che ci smistino la droga, ragazzi, conquistare il nostro distretto. Comunque vi faccio vedere tutto giocando ragazzi, almeno anche le idee vi saranno più chiare. Ok ragazzi, quindi questo qua è uno che produce droga, cioè in questo caso marijuana, perché il grow box produce, vedete, alberi di marijuana. Noi la produciamo ragazzi, mettiamo il pacco sopra questa specie di postiglio, il nostro finto barista va a prendere la droga e la vende al nostro cliente, che ha anche una pazienza. Se la pazienza sua arriva a zero ragazzi si incazza, comunque noi gli abbiamo dato la droga, se ne va via e noi guadagniamo ragazzi. Allora, comunque poi qua ci allarghiamo, dobbiamo anche allargare il nostro rifugio ragazzi per costruirci altre nuove laboratori di droga, altri nuovi laboratori adesso di acidi. Faccio vedere, qua si possono anche costruire gli acidi, per esempio abbiamo i soldi, se ci costruiamo, ecco qua, ci toglie 7 di energia ragazzi, ci danno 700 dollari, però, cioè costa 700 dollari scusate, però ci guadagniamo di più rispetto all'erba. Tipo l'erba adesso mi sembra che ci dia 110, non mi ricordo, sì, 110, l'acido ce ne dà 140. Ok, noi facciamo hire per assumere qui chi ci lavora qua. Ragazzi, è molto importante nell'assumere chi invece produce droga, non invece chi la vende. Chi la vende il barista, bisogna vedere se è rate, quindi la capacità di vendere. Chi invece però la produce, bisogna vedere questa, la velocità di produzione che ha al minuto, secondo cosa sia. Comunque dall'1.5 diciamo è basso, diciamo è quasi il minimo, diciamo è un così e cos'ha. Ecco, 2,4 ragazzi è buonissimo. Quindi Van, vieni con noi subito. Van, vieni con noi. Questo qua ci lavora come un negro sotto il sole. Questo qua è una macchina. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere, come sempre in ogni cosa di droga ragazzi bisogna anche costruirci, però bisogna avere anche una guardia che ci protegga, che ci pari il culo. Ok ragazzi, nessun problem, si può anche costruire questo in sto gioco, security depot. Ci costruiamo quindi, diciamo, il nostro stanzino dove sarà la nostra sicurezza a guardarsi qua, non a guardarsi video porno su Pornhub e su YouPorn. Comunque ci assumiamo la nostra guardia, eccola qua, questo qua è albanese, questo qua è rumeno, questo qua ok, questo qua 19 di danno e ha 58 di vita, buono. Quindi prendiamoci questo, che non mi ricordo manco più come si chiama, come si chiamava, Taylor, eccolo qua, Taylor. Poi ragazzi, no, noi possiamo mandare dove li vogliamo, io li tengo sempre qua vicino le guardie, che se almeno entra qualche cliente un po' fuori di testa la nostra guardia la coppa. Ok, fare la corrente. Adesso ragazzi, guardate un attimo qua, noi abbiamo un tot di elettricità 15 data dal nostro generatore, tot più 15, vedete, più 15, ne abbiamo utilizzata 13, quindi bisogna aumentarla. Come facciamo aumentarla? Facile, costruiamo un altro generatore. Quindi allora allarghiamoci di una casella e ci costruiamo il nostro generatore. Dobbiamo stare sempre attenti ragazzi a vedere i soldi, perché se noi andiamo sotto perdiamo il gioco. Quindi se non abbiamo più soldi ragazzi, perché ogni tot non è solo vendere e comprare ragazzi, ogni tot, se per esempio questo, se vi ricordate, ecco, ci prende 62 dollari alla settimana, o quello che al giorno, ecco, sì, day, secondo due giorni, questo qua ci prende 74 dollari al giorno. Quindi ragazzi, bisogna fare anche bene i conti, cioè, perché ogni giorno ci scalano quei soldi, se andiamo sotto ragazzi noi abbiamo perso e il gioco finisce quando noi conquistiamo anche tutti questi avamposti. Vedete, qua c'è già questo qua con l'erba, però c'è la SWAT, c'è la polizia, qua c'è solo un poliziotto, questo qua è una cazzata. Questi qua sono i poliziotti che menano come non so che cosa, ragazzi, hanno faccia da maiali ma menano un casino, hanno 25. E qua, boh, qua ci sono già due acidi, vabbè, ok.
okay. Anche ci sono i maiali. Ok, quando è stanco un nostro lavoratore, che vedete come va lento questo, vuol dire che ha la stamina bassa. Lo selezioniamo, ragazzi. Cioè, non te, no, tu vai, vattene via. Lo selezioniamo, sì, che poi andrà lui. Però se vogliamo mandarlo prima, perché ci sono tanti operai qua, possiamo anche aspettare. Però poi faccio vedere. Lo selezioniamo, ragazzi, e lo mandiamo nello stanzino, dove fuma. Anche se sembra che faccia qualcos'altro, però dove fuma, e per l'appunto riprenderà la sua stamina e ritornerà a lavorare alla velocità iniziale. Adesso che ci siamo costruiti un'altra cosa di elettricità, ragazzi, ci possiamo costruire, io direi, anche un altro stanzino per la sicurezza. Io mi tengo sempre due security, ragazzi, perché per conquistare gli altri posti almeno due guardie appunto servono sempre. Quindi io direi di costruirci, ah ecco, questo qua vuol dire che c'è un nostro lavoratore che è in difficoltà o non sa che cazzo fare. Guardiamo chi è questo, infatti guardate qua, fermo, non fare un cazzo, lo dobbiamo selezionare e riportarlo al lavoro. Quindi dovete stare sempre attenti qua, ragazzi, perché sennò così sarebbe troppo facile, fa tutto il computer, quindi facile, voi non dovete fare niente. Invece noi dovete stare attenti a vedere il lavoratore se stanno lavorando. Quindi questo lo mandiamo a fumare e poi ritornerà a lavorare. Ragazzi, non fumate che fa male. Non ci sono tantissime cose, però è un gioco carino da stare attenti. E pensare solo che è una versione pre-alpha, ragazzi, quindi ancora prima dell'alpha, ed è già un buon gioco, è diventato un fenomeno americano, ragazzi. Infatti molti youtuber americani a partire dalle ultime settimane ci stanno giocando, ragazzi, e hanno avuto anche parecchie visualizzazioni e parecchi anche like, a differenza di proporzione like e non mi piace. Ce n'erano molti di più di mi piace, ma c'erano pochissimi in alcuni video, anzi se non mi piace, perché è un gioco che comunque sta andando in America, ragazzi. Questo si è perso di nuovo, vai a lavorare qua. Ed è solo una sola versione pre-alpha, quindi non c'è da costruire tantissimo. In effetti è vero, questo qua è stanco, che hanno fatto un cazzo. Non c'è da costruire chissà che cosa, vedete, io ci sono poche costruzioni, però è una versione pre-alpha. Nel sito ufficiale c'è scritto che nella versione del gioco completo ci saranno molte, ma molte cose di più. E se è già un gioco così carino nella versione pre-alpha, ragazzi, nella versione definitiva sarà un bel gioco da non perdere. Quindi ragazzi, io direi adesso di costruirci quindi un nuovo stanzino di security. Possiamo costruirci la cucina, che ci fa i brownie. Sì, brownie, immagino che brownie ci faccia questo. Sì, brownie con la cocaina dentro. Allora, però ho paura poi di andare sotto. Che giorno siamo? No, il giorno appena iniziato. Ok, quindi la paga l'ha già andata. Quindi compriamo, perché sennò, ragazzi, si doveva dare adesso anche la paga, rischiavamo di andare sotto di soldi. Comunque il giorno è appena iniziato, quindi non rischiamo di andare sotto. Quindi aspettiamo un attimo che guadagniamo ancora un po' di tanto da arrivare a 500. Tanto dovrebbe vendere sto coso di droga se il nostro tizio ritorna a lavorare. La pazienza di questo la sta per perdere, però tanto adesso gliela stiamo dando. Poi se la perde c'è il nostro tizio che gliela fa riperdere. Lo ammazza però stavolta. Allora ragazzi, assumiamoci qualcuno con 2.1, è buono, dai. Questo qua mena anche in caso ci sia da menare, quindi è buono. Però anzi, sì, questo qua è buono. C'è anche un buon serrez se per caso lo dovessimo mettere a vendere. Questo qua è buono. Ok, ecco qua il nostro Salomone. Ok, vienici qua a lavorare. Ragazzi, adesso ci allarghiamo. Aspettate che adesso dovrebbe aggiornarsi. Ecco qua, 22, 23, 24 e ecco qua, avete visto tutti sti meno? Abbiamo pagato i nostri dipendenti. Quindi adesso che abbiamo pagato, che tanto adesso riguadagneremo i soldi, ci allarghiamo, ragazzi, e costruiamo quindi un altro security depot, in modo tale da assumere una guardia. Quindi security depot, e costruiamoci quindi, ragazzi, il nostro deposito per questa guardia. Guardate, sono tutte belle, sono tutte uguali. Ok, sì, sono tutte uguali. Adesso qua il numero aumenterà di guardie disponibili. Ok, 2. Infatti questo qua è stanco. Mandiamolo un attimo qua a fumare, almeno si riprende. Ed ecco qua i brownie, ragazzi. Eccolo qua. Il pacco bomba, siamo un pacco. Ecco qua il brownie. Il brownie, ragazzi, mi sembra che ci dia 170, non lo so. È quello che vale di più. Vediamo. No, c'è ancora un'altra che vale ancora di più. E poi basta, non ce ne sono altri. Poi allora, grazie che me l'hai detto. Uno che si è perso, questo non so dove devo andare. Qua, sai lavorare qua l'erba te. Lo so che vorresti lavorare i brownie, ma lavori l'erba. E ragazzi, assumiamoci un'altra guardia, Malcolm. Malcolm, benvenuto nel team. Ok ragazzi, abbiamo anche Malcolm.
Adesso vi faccio vedere che possiamo attaccare, ragazzi, anche altre guardie, cioè altri posti. Qua ci sono solo due guardie, quindi si potrà attaccare. Però non possiamo scavare qua perché non è il nostro. Qua si compra e basta. Non c'è roba per... c'è poca roba. Io direi di conquistarci. Guardiamo se c'è... questo posto abbandonato, che c'è solo questa guardia. Almeno poi, qua ci facciamo i nostri lavori, le nostre costruzioni. Ok, quindi ragazzi, andiamo e ci mandiamo il nostro Taylor e Malcolm. Andate ragazzi, spaccategli il culo. E adesso qua, da qua ragazzi, partirà un furgoncino. Eccolo qua, è sto puntino bianco che si vede nella mappa. Ecco qua, un furgoncino che per l'appunto arriverà adesso in sto locale. E le nostre guardie ammazzeranno di botte il poliziotto che c'è dentro. Eccolo qua, si sono quasi arrivati. Adesso si accenderanno le luci. Ecco, le nostre guardie, le nostre buttafuori entrano. E boom! Fottuto ragazzi, abbiamo conquistato anche questo posto. E qua poi ci costeremo per esempio il bar e qua sotto altri stanzini per lavorarci droga. Almeno anche questi altri clienti verranno a prenderci la droga qua e continueremo a guadagnare. Buon ragazzi, per questo episodio è tutto. Fatemi sapere se vi piace ragazzi, quindi lasciate un bel mi piace ragazzi e iscrivetevi. Come vi ripeto, un fenomeno americano, quindi questo gioco sta andando e noi l'abbiamo portato qua in Italia, tanto lo farò un po' vedere. Spero che vi piaccia ragazzi, se è così iscrivetevi, lasciate un bel like ragazzi. Guardate, è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Sotto bacione da Teo e da... Buon alto, ciao ragazzi!